Incenso! Incenso! Vedo, Amunin, travagliare, va bene? Le miniere di zolfo della Sicilia, un ragazzo che scappa lontano e trova la salvezza nel pugilato. Così Maurizio Lombardi porta in scena al piccolo Eliseo di Roma il suo Pugni di zolfo, storia del pugile Vincenzo Barrisi, inventata ma non tanto. Diciamo uno spettacolo storico, un romanzo storico. È un ragazzo che fa conto 30, 40 anni, che però si ricorda di quando era piccolo e sua madre e sua nonna, le donne, lo fecero scappare dalla Sicilia, perché la Sicilia nel primo del Novecento era un giacimento ricchissimo di zolfo e l'Inghilterra, la Francia, la Germania, le grandi potenze della rivoluzione industriale non facevano altro che approvvigionarsi dalla Sicilia e di altre zone dello zolfo, e chi ci rimetteva erano questi piccoli bambini, questi carusi che andavano nelle miniere sotto, giù a tirare fuori questo oro giallo, insomma. Gli eventi sono veri, ma i personaggi sono tutti di fantasia. I nomi invece fanno parte tutti di una serie di persone del quale io sono affezionatissimo e sono amici di siciliani. La nonna Vincenzina però è vera, perché diciamo mi sono molto ispirato a lei, a questa nonna. Un monologo prodotto dalla Zocco Toco di Luca Zingaretti. Lombardi usa la ricchezza della lingua siciliana. Tutto nasce da una poesia di Ignazio Butitta, poeta di Bagheria. Animaci delicarosi, infatti è strano anche per me, che io sono toscano, però è una poesia in siciliano stretto di questo poeta che ho scoperto per caso, perché Ignazio Butitta è un poeta dei primi del Novecento, fra l'altro uno dei primi a essere pubblicato da Feltrinelli. Mi ha subito colpito perché era straziante, era una poesia straziante proprio. Se hai la fortuna di avere un buon orecchio per i dialetti e per le lingue, io preferisco sempre, anche in teatro, recitare in milanese, in siciliano, in bergamasco, in napoletano, in genovese, riuscire sempre a portare una ricchezza all'interno della recitazione, che i dialetti sono, per questo sono fondamentali. È come recitare in una lingua straniera. E la seconda corda dello spettacolo è l'uso del corpo. Quando cominciai a provare questo spettacolo dissi: come cavolo faccio a dare l'idea di andare sotto una miniera? Quindi lo provavo in casa, c'era un tavolo, andai sotto il tavolo, accesi le candele. Nei miei spettacoli a me piace proprio usare il corpo come strumento narrativo, che per l'attore è la base, però cercare proprio che la mia sintassi, la grammatica, la prosa venga proprio dal mio corpo, che diventi un qualcosa. Ciao, se la somma, ciao, vedo, non fai niente, io sono a te bastone, capisci? Ciao, Giara! Fetuso!